Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la loro separazione dopo 7 anni di matrimonio e 4 figli. Questa notizia ha colto di sorpresa i loro fan, visto che solo un mese fa condividevano sulla loro pagina social attimi di grande affetto. Le critiche sulla rappresentazione della famiglia perfetta, spesso paragonata a quella proposta dalla pubblicità delle famiglie del Mulino Bianco, sono esplose sui social, insieme a considerazioni sulle relazioni famose del mondo dello spettacolo. La rottura inaspettata, tutti i dettagli. La notizia della separazione è arrivata in un momento di euforia per la coppia. Alvaro Morata, attaccante di calcio di fama mondiale, e Alice Campello, influencer e imprenditrice, avevano condiviso pubblicamente le loro gioie familiari, inclusa la recente nascita della loro figlia, Bella, nel 2023. Le immagini romantiche, pubblicate sui social media a fine luglio, mostravano la famiglia in vacanza in Sardegna e accompagnate da messaggi d'amore, come "l'amore della mia vita". Tuttavia, solo 2 settimane dopo, dai media è emersa la notizia della loro rottura, attribuita a incomprensioni continue, senza alcun accenno a tradimenti. La coppia, che vanta quasi 30 milioni di follower complessivi, ha generato un effetto di incredulità tra i fan alla notizia della separazione. Le critiche e i commenti si sono spostati rapidamente dall'espressione di stupore a posizioni più scettiche sul reale stato della loro relazione. Il dibattito si è spostato sull'idea della famiglia ideale, con molti utenti che hanno cominciato a usare frasi come "non esiste la famiglia del Mulino Bianco", per mettere in discussione la genuinità della loro immagine pubblica. Il confronto con le coppie famose e il fenomeno del Mulino Bianco. La separazione di Morata e Campello si inserisce in un contesto più ampio che include altre coppie celebri, come Fedez e Chiara Ferragni e Wanda Nara e Mauro Icardi. L'analisi comparativa delle dinamiche relazionali fra queste coppie mette in luce un fenomeno ricorrente: la differenza fra comunicazione pubblica e privata. Proprio come Fedez e Chiara Ferragni, anche Morata e Campello avevano mostrato una facciata idealizzata della vita coniugale, per poi rivelarsi in crisi. Questo ha portato a una riflessione critica sulla pressione sociale di mantenere un'immagine di famiglia perfetta, specialmente in un ecosistema social in cui la rarità di momenti di vulnerabilità viene presa come un segnale di fallimento. Messaggi simili a quelli dei Ferragnez e delle altre coppie davanti al pubblico, ora si trovano a fronteggiare la dura realtà delle separazioni, accendendo un dibattito su quanto sia sostenibile mantenere aspettative irreali sui legami affettivi delle celebrità. Matrimoni hollywoodiani e la loro fragilità. Il fenomeno delle separazioni tra celebrità ha suscitato ampio interesse da parte dei media e del pubblico. Matrimonio dopo matrimonio, diversi volti noti, come Francesco Totti e Ilaria Blasi, mostrano come l'apparenza di felicità possa celare diverse complessità interne. La parabola discendente di molte relazioni glam ha portato a definire un trend di matrimoni che, inizialmente idolatrati, si concludono in modi inaspettati e drammatici. La società, oggi come non mai, è abituata a considerare ogni aspetto della vita privata delle celebrità, portando alla creazione di gossip e speculazioni incessanti. Questo stato di perpetuo scrutinio ha dato vita a un nuovo linguaggio narrativo che spesso enfatizza l'ironia, come dimostrato dalle produzioni di serie TV come The Ferragnez, dove si cerca di affrontare in modo leggero anche temi drammatici legati alle relazioni. La realtà, però, è spesso ben distante dalla fiction, con esiti che non sempre possono concludersi con un lieto fine, come dimostrato dall'epilogo della storia di Morata e Campello.